Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo questi cantucci che hanno una particolarità. Sono senza uova. Iniziamo. Per questi cantucci senza uova, in una ciotola versiamo 120 g di latte, 100 g di olio di semi, 200 g di zucchero, 1 bustina di ammoniaca per biscotti, sono 9 g, e mezza fialetta di aroma rum. Iniziamo a mescolare e aggiungiamo 400 g di farina un po' alla volta. Una volta messa tutta la farina, aggiungiamo anche 200 g di mandorle. A questo punto continuiamo a lavorare l'impasto sul piano. L'impasto è pronto. Adesso prepariamo una teglia con della carta forno sul fondo e formiamo dei filoncini. Quindi prendo un po' di impasto e lo arrotondo. E una volta fatto un filoncino, lo sistemo all'interno della teglia. E vado avanti così con tutto l'impasto. Ora inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi col forno ventilato per circa mezz'ora. Se sentite un leggero odore di ammoniaca durante la cottura, è assolutamente normale, è una caratteristica di questo tipo di lievito e diminuisce fino a scomparire con il raffreddamento dei biscotti. Ed eccoli cotti. Adesso, mentre sono ancora caldi, li taglio tutti a fettine, dandogli la classica forma del cantuccio. Li rimetto in teglia e li faccio andare ancora per 6-7 minuti. Li taglio con un coltello ben affilato. In questa fase dobbiamo essere molto delicati e anche veloci, perché sono molto friabili e più si asciugano più c'è il rischio che si rompano. E adesso li rimetto in teglia, leggermente distanziati l'uno dall'altro. E adesso li rimettiamo in forno, sempre a 170 gradi, li facciamo tostare per 5-6 minuti. Adesso li faccio raffreddare per bene e poi li sistemo in un bel cestino. Eccoli qua, guardate che belli! Sono senza uova, ma restano i soliti cantucci, friabili, croccanti e col loro sapore caratteristico.
Io ho utilizzato l'aroma rum perché a me piace, ma si può utilizzare anche l'aroma mandorla o l'aroma limone se vi piace. Grazie all'ammoniaca per biscotti si conservano molto a lungo, anche per più di un mese. Basta tenerli in un sacchetto per alimenti oppure in una scatola per biscotti. E proprio perché si conservano così a lungo, sono anche perfetti come idea regalo. Basta confezionarli in un sacchetto con un fiocchetto, un'etichetta e secondo me possono diventare un regalo molto gradito. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, che rifarete la ricetta. Se lo fate, mandatemi le foto e adesso vi faccio sentire il crunch.